Buonasera a tutti voi telespettatori, sono il vostro telecronista Alfredo Cazzulli. In mia compagnia per il commento tecnico c'è quel mezzo ricchione di Nando Scoglio. Ciao a tutti, Alfredo non sono ricchione. Quelle storie sulle saponette negli spogliatoi ai tempi in cui giocavo erano tutte inventate. Sì certo, dicono tutti così. Intanto ti tengo d'occhio. Comunque oggi siamo qui per commentare il big match della Serie A, Fiorentina-Roma. Vediamo le formazioni. L'allenatore della Fiorentina è impazzito e sta schierando giocatori fuori ruolo. Che cosa ci fa lì Gomez? Non era stato venduto? La Roma invece gioca con il suo solito 4-3-3 con il quale non ha mai vinto un cazzo. Però ci sono andati vicino. Sono arrivati secondi in campionato e in finale di Coppa Italia. Bella soddisfazione di sta minchia. Comunque ormai ci siamo, è tutto pronto per il calcio d'inizio. Partiti. Inizia subito la Fiorentina, con il pelato che la passa a quel nano di Pizzarro. Ora Giuseppe Rossi. Che palle, mi sto già annoiando. Ma è appena iniziata. Scherzavo, devo seguire tutta la partita altrimenti non mi pagano. Guarda che bel lancio, preciso, millimetrico, proprio sul piede del compagno. Cosa ci vuoi fare? Quando uno è un pippone non ci si può aspettare di meglio. Ora riparte la Roma sulla destra. Passaggio filtrante per Pjanic. Cross al centro. Allontana un tizio della Fiorentina. Credo si trattasse di... Non importa chi era, l'importante è che ha allontanato. Vorresti insegnare a me il mestiere di telecronista? Scusami. Comunque era un bel cross, se Gervinho non avesse perso tempo a sistemarsi la parrucca, probabilmente ci sarebbe arrivato. La palla è per Salah che avanza. Prova il tiro. Grande parata del portiere. Ha allungato il braccio e ha tolto la palla dall'angolino. Grandissima parata di Tatarusano. Bravo Nando, bellissimo commento. Perché parli così? Non prendermi in giro. Il portiere della Fiorentina si chiama davvero Tatarusano. Sì certo, come no. Mentre tu continui a sparare cazzate, guarda il tempo come vola, siamo già arrivati al 20° minuto. La Roma attacca sulla fascia con questo frocetto biondino. Sciabolata a semitesa e gol. Gol della Roma. La Roma passa in vantaggio con un gol di Dzeko. Nonostante i suoi enormi problemi di vista, è riuscito a colpire la palla di testa e metterla in quel posto alla difesa della Fiorentina. Questo è davvero un grandissimo gol. La difesa era sbilanciata, ma grande giocata della Roma. Rivediamo. Dimmi e corre come se avesse un bastone infilato su per il culo. Gran cross, e quel bellomone di Dzeko la sganascia in rete. Che meraviglia. Cosa? Bellomone. Senti Nando, ti dispiacerebbe spostarti un po' più in là? Va bene, ma non capisco il perché. Sai, fa un po' caldo qui dentro. Non mi sembra. Di' la verità, pensi ancora che io sia gay? Non è colpa mia, tu fai commenti ambigui. Ti ho già detto che quelle storie su di me non sono vere. Ti ricordo che ho moglie e figli. E allora? Anche Cecchitone ha moglie e figli. Comunque seguiamo la partita, c'è ancora la Roma che attacca. Sto Negretto corre come un matto. Cross in mezzo, Salah è solo. Che grandissima testa di cazzo. Questo gol lo faceva anche mia nonna mentre ha un attacco di diarrea. Nando Scoglio, sentiamo il tuo commento tecnico. Sì Alfredo, non mi stancherò mai di sottolineare l'importanza di pettinarsi prima di entrare in campo per una partita così importante. Un giocatore che ha un nido per uccelli al posto dei capelli non ha nessuna possibilità di eseguire un buon colpo di testa. Per favore, non parlare di uccelli. Scusa. Comunque, la Roma continua ad attaccare, stanno facendo un'azione fotocopia di quella precedente, ancora con sto Negretto con la parrucca che corre come un matto. Il suo cross è messo fuori da un altro tizio in maglia viola. Oh mio Dio! Chi era questo pazzo che pensava di segnare tirando dalla Salerno-Reggio Calabria? È stato Florenzi. Ah, sì. Floro Florenzi, lo conosco bene. Non credo si chiami Floro. Silenzio. Non dubitare del grande telecronista Cazzulli, detto Cazzul, in onore di Pizzul. Se lo fai ancora chiamerò qualcun altro per il commento tecnico delle prossime partite.
No, per favore. Ho bisogno di lavorare, ho 16 figli da mantenere. Tutti adottati, ovviamente. Dai, scherzo. Adesso è arrivato il momento di tastare il polso delle due panchine e dei due tecnici. Colleghiamoci con la nostra inviata a bordo campo, la bellissima Vera Bacca. Vera, ci sei? Sì, Alfredo, eccomi qui. Le reazioni delle due panchine al gol di Dzeko e alle altre occasioni della Roma sono state diametralmente opposte. Molto felice Garcia, dopo il gol è tornato alle sue esercitazioni di violino, mentre Paulo Sousa è sembrato molto arrabbiato. Dopo il gol subito, ha avuto un acceso scambio di vedute con i suoi difensori. Dopodiché, li ha gentilmente invitati ad andare ad espletare i loro bisogni fisiologici solidi. Grazie per il tuo prezioso intervento, Vera. Sei stata veramente bravissima, ma ti farò i complimenti dopo, quando ci vedremo a fine partita. Che voce! Che intelligenza! Che bocce! Per favore, cerchiamo di rispettare la collega e di non essere volgari. Inoltre, tu non dovresti parlare di cose che non conosci. Cosa vorresti dire? Niente, è finito il primo tempo. Piccola pausa, ci vediamo dopo la pubblicità. Finalmente, sta cazzo di partita non finisce più. Ancora 45 minuti e poi potrò andare a casa a scoffanarmi la peperonata. Alfredo, il microfono è acceso. Non abbiamo la pubblicità. Ma che cazzo dici? Dico davvero, guarda, la partita è ricominciata. Siamo in onda. Ma porca puttana, bentornati amici telespettatori, sono di nuovo io il vostro Alfredo Cazzulli, al mio fianco ancora Nando Scoglio per il commento tecnico. Scusate per le interferenze col microfono, abbiamo avuto dei problemi tecnici. Come vedete la partita è ricominciata e la Roma continua a fare il culo alla Fiorentina. Me la farei proprio, una bella Fiorentina adesso. Più che una Fiorentina, tu ti faresti un culo. Alfredo, sei simpatico quanto il morbo di Alzheimer. Ti ringrazio. Intanto abbiamo un'altra occasione per la Roma. Come non detto, questo tizio ha tirato una mozzarellina marcia, invece di spaccare la porta. Può succedere, quando hai i piedi vellutati, quanto quelli di un muflone. Sì, è vero. Comunque, la Roma ha già riconquistato la palla e sta facendo un'azione spettacolare, mentre quelli della Fiorentina sembrano essere capitati in campo per sbaglio. Gol! La Roma raddoppia. Ha segnato il negretto parruccone. E guardate come festeggia, sta chiaramente prendendo per il culo il portiere avversario. Lo stimo. Ancora una volta, i difensori della Fiorentina decidono di andare a prendersi una birra e un panino tutti insieme al camioncino qui fuori lo stadio e lasciano campo libero agli attaccanti della Roma. Guardate. Salah corre come ai tempi in cui era bambino, quando attraversava il deserto del Sahara in 28 minuti ed è completamente solo. Crossa in mezzo a tre spilungoni in maglia viola, ma tutti e tre si fanno fottere dal piccoletto Gervinho. Notate come riesce ad indirizzare bene il pallone con il colpo di testa, a differenza di Salah, nel primo tempo. Questo è merito della sua fascia che permette una grande aderenza con la palla. Oltre a nascondere il suo vergognoso riporto. 2-0 dunque, e siamo solo al 55esimo minuto. Non penso che la Fiorentina possa fare più schifo di così, ma non si sa mai. Nando, cosa ne pensi? La Fiorentina deve cambiare qualcosa? Sì, devono assolutamente cambiare spacciatore. È evidente che quello attuale sta fornendo roba di bassa qualità e i giocatori non corrono come dovrebbero. Non era proprio quello che intendevo, ma va bene. Intanto siamo già arrivati all'80esimo minuto e la Roma è ancora in avanti. Gol! Ancora un altro gol della Roma. Ed ora siamo 3-0. Ha segnato di nuovo Dzeko, grande doppietta per lui. A dispetto del suo cognome, sta dimostrando di vederci benissimo quando si tratta di buttarla dentro. Grandissimo gol. Si è bevuto la difesa della Fiorentina come un irlandese all'Oktoberfest. Guardiamo il replay. Salah riceve palla e lancia Dzeko. Il difensore della Fiorentina si fa uccellare. Basta con sti cazzo di uccelli. Scusa. Volevo dire il difensore si fa superare troppo facilmente e Dzeko ha tutto il tempo di ficcarla dritta all'angolino. La Fiorentina prova a fare dei cambi. Ma cosa cazzo vuoi cambiare sul 3-0 a 10 minuti dalla fine?
ormai l'inculata l'hai presa e non c'è più niente da fare. Qualcuno dovrebbe spiegare ai giocatori della Fiorentina che il pallone è quella cosa bianca rotonda. Ormai manca poco alla fine della partita. Torniamo a bordo campo della nostra Verabacca per sentire quali sono gli stati d'animo dei due allenatori. A te la parola, Vera. Grazie Alfredo. Il gol del 3-0 è stato accolto con rabbia isterica da Paolo Sousa, il quale si è subito messo a urlare incomprensibili bestemmie in qualche pittoresco dialetto portoghese. E poi ha chiesto al suo vice di iniziare a contattare telefonicamente alcuni noti sicari del luogo. Molto sereno, invece, Garcia, che dopo aver festeggiato il terzo gol, è venuto da me e mi ha detto che dopo le esercitazioni di violino, gli piacerebbe iniziare ad esercitarsi con la tromba. Cosa avrà voluto dire? Niente, comunque penso che andrò a fare un discorsetto con questo sergente Garcia al termine della partita. Ormai siamo al 90esimo e la Fiorentina ha fatto un solo tiro in porta. Negli ultimi minuti i giocatori della Roma stanno cercando di fargli segnare almeno il gol della bandiera, ma niente. Neanche senza avversari riescono a segnare. Sono delle pippe incredibili. Hai visto quello? Ha cercato di fare una rovesciata con la palla lontana 15 metri da lui. Oltre ad essere scarsi, hanno anche dei seri problemi locomotori. Ed ecco il fischio finale. Roma batte Fiorentina 3-0, ed ora è prima, da sola, in testa alla classifica. Cosa ne pensi di questa partita, Nando? Non c'è molto da dire, lo hanno preso dritto dritto nel di dietro. Spero almeno gli sia piaciuto. Bene, per questa sera è tutto. Grazie per averci seguito, se volete vedere altri video come questo, scrivetelo nei commenti e lasciate un mi piace. Un saluto dal vostro Alfredo Cazzulli e Nando Scoglio. Ciao a tutti, alla prossima!